Sì, salve, buonasera, sono l'assessore Fausto Turbanti, direttamente qui da Viale Sonnino, dove si è verificata la perdita dell'acquedotto. C'è un guasto con una copiosa fuoriuscita di acqua. Questo purtroppo creerà un problema alla città e non sarà una cosa da breve, non è un piccolo guasto, ma è un guasto veramente, veramente grande. L'acqua esce da sotto all'asfalto, esce da tutte le parti. Ora sono state fatte delle chiusure nelle varie diramazioni, sia alla zona delle quattro strade che in Viale Mascagni, dove ci sono degli incroci importanti e sono state chiuse le valvole, però purtroppo non è stato sufficiente, la pressione non accenna a diminuire. Ci sono quattro pompe sommerse che stanno cercando appunto di abbassare il livello per poter intervenire, ma con l'escavatore sono fermi appunto perché la pressione è tanta e l'acqua fuoriesce copiosa e di conseguenza per il momento è tutto sospeso e devono attendere gli operai. Ora so che appunto i tecnici dell'acquedotto del Fiora sono andati direttamente al magazzino dove c'è il deposito dell'acqua, dove c'è la centrale operativa dell'acquedotto, e faranno la chiusura della dorsale proprio principale che chiuderanno proprio l'accesso all'acqua, chiuderanno. Ora l'operatore risiede sull'escavatore, stanno ricominciando a scavare, però tanto la pressione è sempre molto alta e non so se riusciremo a vedere qualcosa. Questo è l'aggiornamento momentaneo, ora più avanti guarderemo di poter darvi delle notizie maggiori, però appunto qui l'acqua esce tanta e per ora la pressione è sempre troppo alta per poter fare la riparazione. Ora comunque vedo che stanno cercando di scoprire il tubo, ma appunto l'acqua che esce è sempre tanta. E niente, vi aggiornerò fra poco se ci sono delle novità. Qui da Viale Sonnino, vicino appunto al semaforo che porta allo stadio, dove c'è la perdita, dove c'è stata la rottura, il guasto dell'acquedotto, per ora è tutto. Sono le ore 1, sta continuando il lavoro di ricerca del guasto, anche se la pressione dell'acqua ancora non è stata diminuita, non so quali possono essere i problemi, ma l'acqua è sempre copiosa. Come ripeto, i lavori di ricerca del guasto stanno continuando e stanno andando avanti. Purtroppo la situazione non sembra avere per il momento un miglioramento a breve, però ora non so, questi sono gli ultimi aggiornamenti di questo momento, però sempre sono arrivate altre squadre per cercare di dare una mano, ma purtroppo finché il flusso rimane così elevato sarà difficile poter procedere alla riparazione del tubo e poi prima appunto va trovata la perdita. Per ora è tutto.